com'è nata questa serata? Bene, ecco, questa è una domanda che mi piace perché volevo parlare proprio dell'origine di enolibreria. È un termine che io ho trovato quando qualche anno fa, insieme a degli studenti del corso, dell'ultimo corso per Chieno, siamo andati ad Alba per una lezione in diretta sul tartufo pregiato. E lì trovammo un edificio con una bellissima targa esterna con scritto sopra enolibreria. Invogliate ad entrare, abbiamo visto scaffali di libri interessantissimi e al loro fianco scaffali di vini con etichette straordinarie. La possibilità di sedersi, gustare un buon bicchiere di vino, leggendo qualche pagina di un buon libro, mi ha fatto capire che questa era un'idea affascinante che avremmo dovuto riportare a Fano. Non abbiamo ancora potuto realizzarla dal punto di vista fisico, però intanto ci stiamo provando, promuovendo la cultura del vino e del cibo con la cultura della letteratura. Diciamo, è una cosa che è in itinere, si sta provando. Abbiamo fatto il primo appuntamento nel 2009, iniziata questa enolibreria, a Fano, Gabicce e Pesaro. Quest'anno la ripetiamo qui con due appuntamenti alla Sala della Fondazione, il 10 e 17 gennaio, grazie anche al contributo di Coppa Adriatica di Fano e Pesaro, grazie anche a Coldiretti, grazie alla Fondazione, alla provincia di Pesaro che ha stappato queste locandine e naturalmente l'Associazione Ambasciatori Territoriali di Gastronomia che si impegna nel promuovere i prodotti del territorio e quindi la cultura dell'agroalimentare di qualità per una sana e buona alimentazione. Volevo dire che il 17 gennaio abbiamo questo appuntamento di nuovo a Fano qui con Goffredo Pallucchini. Poi nel mese di marzo avremo due appuntamenti a Pesaro, probabilmente con Antonio Faeti e con Enrico Capodaglio, due altri scrittori di qualità. Io sono il titolare dell'azienda di Sante, siamo legati alla Teobaldi e alla letteratura per diversi motivi. Allora, il Timoteo che abbiamo sentito stasera, che è un Colli Pesaro di Sangiovese, è un vino che ha vinto il premio Bancarella, quindi legato al Bancarel vino, legato al premio letterario Bancarella, però è indicato per, come vino rosso più buono d'Italia nel premio 2008. Questa sera è stato un piacere perché di fatto quando si parla di vino e si parla di letteratura, si parla di arte, si parla di cultura, si parlano dei valori aggiunti dell'Italia, quindi insieme si può creare veramente per il turismo e per il territorio un valore per le future generazioni. Di fatto sono gli asset che l'Italia può rimettere in campo per rilanciarsi in questo momento di crisi economica. Anche perché il vino, diciamo, come ricordavo prima con il professor Teobaldi, ha accompagnato l'umanità da sempre, però in quest'ultimo periodo mi sembra che abbia fatto dei passi avanti notevoli a livello enologico e i vini italiani sono veramente vini di pregio. Esatto, la stessa zona nostra, cioè il Bianchello del Metauro come DOC, ha ripreso il suo valore all'interno della ristorazione territoriale. Sì, parlavamo anche prima, no? Parlavamo della letteratura, parlavamo della Bibbia in cui si parla di vino e di olio, però in questo momento dove i vini territoriali, quindi le DOC come Bianchello, Colli Pesaresi, magari erano passate negli anni passati un po' nel dimenticatoio, ci si accorge ora che entrando nei ristoranti il consumatore stesso vuole i prodotti del territorio come salumi, carni, formaggi e soprattutto vini e oli sono quei valori aggiunti che le nostre tavole, insomma, sono contenti di accettare. Ecco, sta risentendo della crisi economica anche la produzione del vino oppure è un settore economico che ancora sta tirando? È chiaro che i momenti di difficoltà sono per tutti, quando c'è meno gente ai ristoranti è chiaro che ci sono dei cali di consumazione, però l'agricoltura ha dei segni positivi. I momenti sono di forte difficoltà perché quando il consumatore è in difficoltà comunque chi vende comunque risente di queste crisi, però anche il mercato estero sta trainando in maniera importante ciò che i nostri produttori, i piccoli produttori, anche noi riusciamo ad avere delle grosse soddisfazioni anche quando andiamo all'estero, oltre che grosse soddisfazioni con i nostri interlocutori e i nostri ristoratori territoriali, e quindi anche nei confronti dell'estero riusciamo a dare questo valore aggiunto dell'Italia. L'estero ci riconosce bene questo Made in Italy con grande forza e quindi un pochettino di rilancio c'è e con grande forza, con impegno, passione e volontà riusciamo a portare i nostri vini nelle tavole di tutti i giorni. È un messaggio che ci sta rincuorando perché ne abbiamo bisogno veramente. Parliamo sempre di cose negative, adesso guardiamo anche qualche lato positivo e con ottimismo il futuro per le future generazioni. Secondo me è stata un'iniziativa a parte interessante perché quando si parla di cibo e di vino si parla sempre soprattutto di cultura
ma soprattutto è stato un pomeriggio veramente divertente, perché Paolo Teobaldi con la sua preparazione culturale però è riuscito a creare anche un bellissimo ambiente di convivialità, pur non mangiando. La mangiata poi c'è stata alla fine offerta dalla Coldiretti, da Campagna Amica, però diciamo Teobaldi è riuscito con la sua simpatia a coinvolgerci pur trattando di argomenti letterari molto molto impegnati, e quindi io dico evviva la cultura legata al cibo.